Allora, buon pomeriggio a tutti, io sono Federico e niente, ringrazio innanzitutto insomma, per l'invito che mi avete fatto. E, sì, per me è una novità insomma, venire qua giù dal profondo nord, dal profondo sud, sempre in est, verso oriente, ma insomma un parallelo abbastanza diverso. E io appunto vi parlerò un po' della coltivazione di erbe spontanee. E innanzitutto, beh, devo in parte ecco, anche tra virgolette, scusarmi con voi perché comunque tutto quello che vi porterò saranno delle nozioni abbastanza generali su tecniche di coltivazioni, poi magari vedremo meglio nel dettaglio. Naturalmente io vi ho portato alcuni esempi di coltivazioni che abbiamo fatto noi in Friuli Venezia Giulia, sicuramente tante specie non sono certo specie che si trovano qua perché l'ambiente è completamente diverso. Però indubbiamente le tecniche di coltivazioni, anche le, insomma, tutto quello che riguarda poi l'agronomia è abbastanza mutuabile. Insomma. E io, ecco, giusto per farvi un piccolo cappello, ho seguito due progetti che hanno avuto, diciamo, come obiettivo principale quello della coltivazione delle erbe spontanee. Il primo, che è questo qui, è Fubio Novaerbe, per quello che poi mi ha contattato anche, diciamo, Patrizia, e il secondo si chiama Futur Bioerbe, che come potete capire, insomma, l'acronimo del nome bene o male l'abbiamo mantenuto perché è stato una sorta di proseguimento del primo progetto. Il primo progetto era solo ed esclusivamente piante di carattere spontaneo che avevano già un certo, venivano già apprezzate e conosciute in regione, potenzialmente potevano essere già, diciamo, anche economicamente valide, perché già qualcuno le vendeva nei mercati in città, Udine o in altri paesi, perché già si facevano delle sagre, perché tanta gente le raccoglie, perché una di queste piante è anche un presidio slow food, grazie al lavoro che abbiamo fatto noi, quindi c'era già una sorta di movimento, quindi per noi è stato più facile scrivere un progetto e la regione Friuli Venezia Giulia fortunatamente ce l'ha finanziato. Il secondo progetto è nato un po' dal fatto che abbiamo visto che questo interesse era sempre crescente, però ecco, con Futur Bioerbe abbiamo un po' virato per alcune piante, perché ci siamo buttati su altre piante che già vengono coltivate, o comunque piante da orto, o alcune piante, alcune varietà locali, che però stavano andando, insomma, si stavano perdendo, e quindi abbiamo cercato di recuperare queste varietà. E tra l'altro una fortunatamente siamo riusciti a inserirla nel registro nazionale delle varietà, quindi insomma è stata anche una sfida interessante, per quello poi magari avremo modo di insomma vi racconterò un po' magari nei momenti un po' più quando vi siete stancati che mi dite insomma di fare un break, ok, magari ecco, faremo qualcosa di un po' più leggero. Naturalmente appunto quando avete domande, quando avete qualcosa da chiedere, se volete fermarvi, qualsiasi cosa, senza problemi, sono io che devo ringraziare voi, quindi insomma voi conducete le danze, io vengo qua solamente a dirvi quello insomma che posso portarvi, insomma spero di arricchirvi un po' dal punto di vista culturale. Qui bene o male vedete un po' tutti gli argomenti che tratteremo in queste due giornate di lavoro, il perché appunto coltiviamo le piante spontanee, come facciamo a reperire a monte prima di coltivarle tutto il materiale che ci serve, altre tecniche di propagazione oltre diciamo, alle tecniche legate all'uso del seme. Tecniche vivaistiche per migliorare la germinabilità del seme, perché come vedremo tantissime specie spontanee hanno una bassissima germinabilità. Quindi vi dirò appunto anche alcune tecniche. Ho cercato poi naturalmente di fare tutto questo, siccome ho capito che siete un pubblico abbastanza eterogeneo, quindi più che come poi è anche nella realtà friulana, insomma c'è l'hobbista, c'è quello che ha l'agriturismo, chi realmente fa imprenditori agricoli veri e propri, c'è un po' di tutto. Quindi abbiamo anche noi con questi progetti cercato di utilizzare delle tecniche che fossero il più semplice possibile, anche utilizzando dei mezzi facili, reperibili, facilmente replicabili anche da chi realmente lo fa per passione e non ha, diciamo, anche esperienze tecniche o professionali. È normale che se si affianca uno studio anche a un livello professionale più alto, tutto in parte, tra virgolette, è più semplice, perché la passione è l'unica cosa che secondo me
porta avanti tante cose, soprattutto in agricoltura. Alcuni accorgimenti tecnici per la gestione delle piante, cercare poi una volta che queste piante finiscono in campo, appunto, di gestirle. Non ho voluto mettere in maniera biologica perché spesso e volentieri comunque si possono, cioè l'utilizzo di alcune tecniche o prodotti o qualcosa, diciamo, di chimico a volte anche indispensabile, quindi comunque cercare di limitare al massimo quelli che possono essere, diciamo, l'utilizzo di prodotti chimici e cercare comunque di tutelare, insomma, l'ambiente. Usi alternativi, ad esempio di best practice, questo, diciamo, è un argomento che verrà spesso replicato, insomma, in tutti i punti, perché magari ogni tanto anche per cercare di rendervi la lezione un po' più gradevole, ecco, meno pesante, butterò ogni tanto qualche esempio di qualche azienda o di qualche ente che comunque lavora o con noi o ha stretto contatto con noi, che è venuto a contatto con noi e che magari è cresciuto con queste, diciamo, con le nostre attività e sta portando avanti queste attività, quindi realmente sta facendo del reddito con queste piante. E poi infine avremo appunto la parte legata agli aspetti economici e tutta la parte appunto che riguarda la commercializzazione. Anche qua farò un discorso abbastanza, diciamo, generico su quello che è un po' lo stato di fatto, diciamo, dell'economia legata alla vendita, se volete, insomma, dei prodotti trasformati o comunque freschi legati alle piante spontanee. Un po' quello che è anche qua lo stato, diciamo, nella regione Friuli Venezia Giulia, però bene o male un po' in tutte le regioni dove c'è tradizione di colture spontanee, tradizione insomma, di raccolta di erbe spontanee, di usi di erbe spontanee, è un po' uno stato di fatto dell'arte abbastanza, diciamo, se volete, anche a carattere nazionale. Calcolate che comunque la regione Friuli Venezia Giulia è una piccola regione, ma ha una forte estrazione rurale, quindi la coltivazione, diciamo, l'utilizzo di piante spontanee è una tradizione molto legata insomma, a proprio retaggi antichi, quindi un po' come qua in Puglia, insomma, che mi è parso di capire anche parlando prima con Patrizia, quello anche che ho visto, ho letto, insomma, c'è anche qua una forte tradizione, quindi da quel punto di vista si è abbastanza, si viaggia sullo stesso binario, insomma. Molto genericamente le erbe spontanee sono tutte quelle specie vegetali che la natura ci offre gratuitamente. L'ho lasciata proprio così, è un po' una cosa abbastanza fumosa, ma in realtà poi è quello che è. Possono essere considerate degli strumenti di salute, si chiama anche cibo medicina, perché ci sono stati tanti studi che hanno evidenziato, anche il nostro, se vedete dopo, avrete modo. Io purtroppo non ho altre copie, comunque poi vi farò vedere dei libri. Anche noi abbiamo fatto una parte di studio chimico su quelle piante spontanee che abbiamo coltivato e anche noi abbiamo trovato appunto concentrazioni di determinati elementi, antociani, antiossidanti, comunque interessanti, quindi tutto quello, diciamo, che porta poi al discorso salute, fa sempre, diciamo, dà sempre un valore aggiunto. Poi adesso tra l'altro va anche di moda, quindi aumenta ancora di più il valore di queste piante. E spesso adesso si parla di alimurgia, sicuramente ve ne ha parlato anche il docente della scorsa settimana, cibarsi di piante selvatiche, un po' per necessità, ma anche per scopi salutistici. Una cosa fondamentale appunto è quello di parlare di biodiversità e quindi anche di aumento dell'offerta del paniere alimentare. Cosa che sicuramente vi è stato già detto perché, avendo sentito il docente l'altra volta in altre situazioni che avevo trovato in internet, ho visto che anche lui spesso faceva riferimento appunto che si mangiano poche specie, ormai si mangiano poche specie, diciamo il paniere è molto ridotto rispetto a quello che è realmente la realtà, soprattutto dal punto di vista insomma del bacino del Mediterraneo. Ecco. Oh, sono andato indietro, scusate. Questo qui è appunto un esempio che generalmente io e il mio responsabile scientifico, il dottor Cattivello, riportiamo sempre, proprio fa riflettere su quello che vi ho detto prima. Sono due cataloghi della stessa ditta, la Vilmorin. Un catalogo è, credo che sia quello tutto a colori, è dell'anno scorso, di quest'anno, comunque recentissimo. Questo qui è della stessa casa, degli inizi del Novecento. Quindi potete capire quanta differenza c'è fra le specie che una volta venivano coltivate 100 anni fa e quante
se ne coltivano adesso. Calcolate che poi in quello di adesso ci saranno 25 tipi di pomodoro, 15 tipi di melanzana, sì, quindi ancora più ridotto, no? E in effetti, insomma, indubbiamente, ma non è solo per gli ortaggi, se andate in qualsiasi supermercato, reparto pesce è la stessa cosa, trovate le 5-6 specie e finito lì. Pesce azzurro ogni tanto sbuca qualcosa, ma insomma, magari qua che avete là forse anche più tradizione dal punto di vista della litticoltura, sicuramente avete più scelta, ma nei mercati, diciamo, nelle città di pesce ce n'è ben poco, soprattutto tutto d'allevamento. Allora, parliamo appunto, spesso si parla anche di cucina alternativa, alternativa perché l'ho voluto evidenziare, perché appunto si hanno sapori diversi, profumi diversi, colori diversi. Adesso cioè, la televisione bombarda con tutte le cucine particolari, i programmi di cucina, usate questo, usate quell'altro. Quindi diciamo, quello sicuramente è un tema che, insomma, che va molto di moda e che comunque indubbiamente, insomma, spinge molto la raccolta delle erbe spontanee. Spesso e volentieri raccogliere le erbe, insomma, tra l'altro è stimolante, è bello perché si va nei campi, si sta all'aria aperta, è piacevole, è rilassante. Io qua ho ripreso anche una frase che avevo letto, appunto, spesso poi chi raccoglie realmente tante erbe spontanee ed è un cultore, sicuramente, io penso che qui siete tutti un po' raccoglitori di erbe spontanee, no? Probabilmente ne conoscete più di me, e quindi magari se c'è qualcosa che dico di sbagliato, ok, tranquillamente correggetemi e insomma ditemelo senza problemi. Però indubbiamente spesso si ricade nella sindrome del cercatore di funghi, nel senso che è più magari la volontà di trovare una specie, di provare una specie nuova, oddio, guarda, ho trovato questa qua bellissima, buonissima, quella, piuttosto che poi trasformarla, cucinarla. Quindi spesso si ricade anche vittime di quella sindrome, poi insomma vittime. Comunque è una cosa un po' troppo azzardata, ma comunque è così. E poi è bello anche perché appunto quando si va a tavola e si fanno i piatti con queste erbe particolari, no? Viene sempre fuori, ho cucinato questo perché è così, insomma, è anche più stimolante, no? Anche con gli amici, guarda che ti ho preparato una cosa figa qua, che tu non hai mai visto, guarda, è così. Insomma, è anche quello, raccogliere le erbe spontanee, appunto mostrare quello che si ha in casa. E poi soprattutto quello che ci ha spinto anche a noi appunto a parte del progetto era conservare e mantenere tutto il patrimonio di tradizioni gastronomiche, rituali, conviviali, termini dialettali, perché appunto come dicevamo prima con Claudio, ogni pianta ha un nome, no? Qua si chiama in un modo perché il dialetto di quella zona, si chiama così perché si riferisce all'erba che cura tutto, come era Claudio prima, insomma è giusto che sia così, e anche quello è un sapere, no? Sapori, saperi spesso vanno sempre, si legano sempre assieme. E poi ci sono anche riti religiosi, modi di dire, sagre popolari. Quelle foto che vi ho riportato sotto, una festa che fanno, una cerimonia che fanno in un paese di montagna in Friuli, dove proprio vengono portate in chiesa tutte le piante spontanee che vengono raccolte. È una cosa molto carina, insomma, è particolare. Poi potete vedere, insomma. Sai che non mi ricordo il nome, però se non erro dovrebbe essere un paese della Carnia, quindi diciamo è la zona nord di Udine, il Friuli bene o male è una sorta di quadrato, se vuoi, ottone, insomma è così, comunque si trova a nord di Udine nella zona diciamo più verso l'ovest. Ah, no, non mi ricordo il paese, comunque se vuoi... Mi informo, te lo faccio sapere, perché poi là c'hanno tutti i nomi particolari, ogni volta sono da 9 anni che sto lì, ma ogni volta è un casino, poi li confondo sempre, quindi comunque sì, un paese diciamo di zona montana, ecco. No, io continuo ad andare indietro. No, portano queste piante in chiesa per una sorta di benedizione, diciamo, del raccolto, e poi una sorta anche, se vuoi, anche se poi non è così, ma spesso religione, tradizione, riti scaramanti sono abbastanza, no? È una sorta anche di buon augurio, di rito scaramantico, insomma, abbiamo trovato questo. Lo fanno in primavera, sì, non mi ricordo se nel periodo di Pasqua o adesso nel Corpus Domini, perché poi anche lì, col fatto che nelle zone di montagna calcolo che è tutto un po' più spostato, diciamo, nel periodo, esatto, primavera-estate. Comunque vi faccio sapere tutto senza problemi.
Sì, no, ma è una cosa carina, insomma, io non ho mai partecipato, ho visto, mi hanno dato queste foto, però appunto mi hanno detto che è una cosa molto, molto carina. Poi loro realmente per le tradizioni qua là sono molto legati, quindi sono molto legati alla loro terra, quindi hanno questa cosa che è molto forte, insomma, è sentita. Qui vi ho riportato appunto, ho letto nei vari testi prima di procedere col progetto, qua là ho trovato alcuni studi che indicavano circa 20.000 specie vegetali che possono essere mangiate, di queste noi generalmente ce ne mangiamo circa 3.000, naturalmente tutte le specie vegetali, quindi si parla non so, appunto, al tarassaco, alla lattuga, insomma tutte le specie vegetali. Quindi sia quelle diciamo coltivate, classiche se volete, e le spontanee. Quindi c'è un bel gap, insomma. Quello che vi dicevo prima, appunto, purtroppo spesso anche il mercato, le scelte di vita, le scelte culturali influenzano molto il modo di nutrirsi, il fast food, piuttosto che insomma il mangiare veloce, il fatto di comprarsi l'insalata in busta e pagandola oro rispetto all'insalata al cespo, e tutte queste cose qua naturalmente condizionano un po' quello che è anche la scelta alimentare, anche poi la riduzione da 20.000 a 3.000 specie. E diciamo appunto che, tra l'altro, quello di cui ne parlavamo prima, un professore dell'Università di Bari, il professor Bianco, in un lavoro di 20 anni fa, censiva qui in regione, nella vostra regione, circa 431 specie erbacee spontanee che si potevano mangiare. Quindi, insomma, c'è una bella fetta, la coprite bene anche voi, col fatto che siete lunghi, avete tanta variabilità. Questo sicuramente è un argomento che vi avrà già trattato anche il docente la settimana scorsa. Che cosa è realmente importante sapere quando si vanno a raccogliere le erbe spontanee? Riconoscere naturalmente le specie buone da quelle tossiche. Realmente, spesso alcune piante si possono confondere facilmente, e mangiare la pianta tossica, comunque insomma non buona, non è certo una cosa, diciamo, gradevole. Alcune specie, tra l'altro, sono in via di estinzione, quindi bisogna fare attenzione a che cosa si raccoglie. Non so se qui in regione avete delle specie tutelate dal punto di vista proprio della regione Puglia, ha tutelato alcune specie. In Friuli ci sono diverse specie che sono tutelate, che non possono essere raccolte. Dopo ne parleremo. Il progetto ce ne aveva 3-4 dentro. Si poteva raccogliere al massimo 1 chilo a testa e non di più, altrimenti sanzioni, insomma, anche abbastanza pesanti. Un altro punto importante che era sempre nelle piante che noi abbiamo messo nel progetto, tantissimi sono dei bioindicatori naturali, quindi portarle via completamente da un areale in cui si sviluppano spesso è anche, se volete, anche un sintomo di non educazione nei confronti della natura, in quanto quegli indicatori naturali ci fanno capire lo stato di salute di quell'ambiente. Sempre una pianta del progetto che poi praticamente rientra in tutte queste, in queste 4 punti. E, tra l'altro, era un indicatore naturale, nello stesso tempo anche un indicatore. Se c'erano quelle e i fiori erano mangiati, vuol dire che c'erano i cervi e quindi i cacciatori erano tutti contenti perché lì trovavano i cervi. Quindi c'è anche tutto un discorso, poi se volete, di catena alimentare ancora più filiera cortissima, ma filiera anche contentissima da parte del cacciatore che andava là e trovava il cervo, insomma. E radicchio di monte, la cicerbita alpina. Poi vi farò vedere un po' di foto. E tra l'altro è questo qui, è il fiore, proprio quello che avevamo messo è un presidio slow food e tutto qua, insomma. Poi dopo, comunque, quello ve lo farò vedere, anche se c'è poco lì da raccontarvi a voi, perché alla fine il radicchio di monte, capite bene, viene da 900 metri in su, quindi iniziate col cricca ad alzare la regione Puglia fino a 900 metri, è un po' tosta, insomma. Però indubbiamente è stato una di quelle piante che sicuramente è stato proprio, poi lo vedremo anche dal punto di vista economico, ha dato il là poi a tutte le altre piante, che è stata, diciamo, la pianta che ha tirato avanti, poi si è portato con la carretta dietro tutte le altre piante, perché era quello che faceva più notizia, faceva più scalpore, presidio slow food,
viene trasformato, 50 euro al chilo, venduto al fresco, quindi insomma c'è una bella, c'è un bel giro dietro, no? E forestali la notte, perché dal Veneto venivano a prenderlo in regione, quindi forestali lì di notte che facevano sì, delle cose allucinogene, neanche i bracconieri proprio, veramente delle cose. Beccarono una volta, uscì anche l'articolo sul giornale, un signore di Treviso che si era portato via 35 kg nel furgone. Sì. E poi anche lì, tra l'altro, con la forestale avevamo fatto anche un discorso molto interessante, è vero che era partito sempre da noi, il proprio ripopolamento di determinate areali che sapevamo che erano stati completamente devastati, perché anche lì la raccolta di quella pianta va fatta in un determinato modo, se no, anche se si lasciano più germogli, se non si raccolgono tutti, se però si strappano, praticamente la pianta subisce uno stress talmente forte che non ce la fa rigettare l'anno dopo. E tantissimi raccoglitori insomma, di montagna ci hanno detto che in alcuni areali erano proprio spariti, ce n'erano tantissimi e erano finiti. Allora con la forestale abbiamo fatto un discorso di ripopolamento, se volete, di quelle zone, abbiamo preso delle piantine, portate lì, chiuse, insomma, abbiamo fatto un po'. Poi dopo, naturalmente, la propagazione del seme ci ha permesso poi di ripopolare in parte alcuni areali. Però è stata anche quella una bella sfida. Riprendendo il discorso di prima, evitate appunto di non mettere in bocca ciò che non si conosce. Vabbè, sì, vabbè. Comunque evitate di mettere in bocca quello che non conoscete, ecco, insomma. E quello che vi ho scritto appunto, ho già ripetuto prima, vi ho portato anche alcuni esempi, bastano a volte anche piccole quantità, soprattutto sui bambini, per dare effetti insomma di tossicità alta. Credo che siano subito dopo, mi pare. Ok, sì, qua vi ho riportato anche se. Ah no, l'ho messo Centro Antiveleni di Milano. Era un articolo che avevo trovato su appunto, una rivista in Lombardia. Dice che appunto che naturale non sempre fa rima con salutare. Alcuni italiani pensano che, insomma, la pensano proprio così, visto che ogni anno si intossica circa. Dopo c'ho, ecco, lì sotto l'avevo riportato. Questo era del 2010, 6 morti nel 2010 e in media 950 persone l'anno che si sono rivolte al pronto soccorso per aver ingerito piante. Non so se avete visto il film Wild, quello, insomma, anche lì lui per una patata selvatica sbagliata nel momento di. Ci ha lasciato le penne, insomma, beh, oddio, insomma, anche per altri motivi, ma comunque. Si è scollegato, aspetta. Sì, era a livello nazionale, è un dato a livello nazionale. Non so se. Ah, è da là? Ah. Perfetto. Sempre questo articolo riportava, questo sicuramente lo conoscete meglio di me perché l'ho visto solo in foto, non ho mai mangiato il lampacione. Lampacione, giusto? Si confonde appunto col colchino, tra l'altro si confonde anche il radicchio di monte col colchino, e che è appunto una pianta velenosa. Questo era successo in Lombardia, due liguri che avevano mangiato, pensavano che fosse la lampacione, invece insomma ci sono rimasti. Altri appunto confondono il mirtillo, vi ho portato anche alcune immagini. E poi spesso, tra l'altro, appunto quello che riportava sempre l'articolo, anche quello che vi avevo riportato prima, l'abbellimento dei piatti a volte. Si sente anche quello che metti nel piatto, anche se abbellisce, deve essere mangiato, va mangiato. La gente mette le stelle di Natale, se le mangia e non è che digerisce tanto bene, diciamo così. Sì, questo guarda, l'ho trovato su questo articolo di questo dottore che parlava. Io infatti quando l'ho letto anche io ci sono rimasto, ho detto cacchio, non sapevo riconoscere che la stella di Natale è tossica. Questa appunto è la pianta che vi dicevo prima. E si confonde appunto il radicchio di monte con lei, soprattutto perché quando si mangia il germoglio, diciamo primaverile, neanche perché fuoriescono sì, in tarda primavera dopo lo scioglimento della neve. Questa appunto anche lei è una pianta che cresce comunque in montagna, anche se ha quote un po' più basse.
E i semi, appunto, diciamo, la parte bulbosa si può confondere con lampacione, mentre il germoglio si può confondere con radicchio di monte e la stessa radice anche con il rafano, con il cren, che è un'altra pianta di cui vi parlerò perché ci abbiamo lavorato sul secondo progetto, Futur Bioerbe. Cosa che non vi ho detto, comunque dopo se volete i libri sono qui. Purtroppo io questo posso lasciarvelo perché ce n'ho ancora tante copie, perché il progetto è finito a dicembre dello scorso anno e quindi abbiamo ancora un po' di copie. Questo che invece è un progetto più vecchio, che è finito nel 2008, 9, fine 2010. Non ho più copie, queste sono le ultime due mie personali, quindi non posso lasciarvele, ma comunque tutte e tre sono scaricabili in PDF, quindi li trovate tranquillamente. Magari se poi volete la copia cartacea di Futur Bioerbe, posso mandarvene giù un po' di copie, insomma, mi dite se vi servono, ve le mando giù, in qualche modo riusciamo, insomma. La bella donna, appunto, vi ho riportato qui 7-8 piante, diciamo che quelle che normali sono quelle un po' più tossiche, che comunque spesso si confondono e spesso si sente, appunto, anche quell'articolo riportava quest'altra pianta. Perché? Perché le bacche si confondono spesso, mirtilli, tutte le bacche nere, scure comunque. E appunto avevo riportato il discorso dei bambini, perché appunto magari pensano che sia un frutto delizioso, lo associano a una ciliegia, a un qualcosa, insomma, di qualche frutto di bosco, vanno lì, se la mangiano e non è il massimo. Idem per la bryonia, anche se qua poi appunto anche la pianta, un po' la foglia sembra un po' quella della vite, no? Quindi potrebbe essere confusa anche quella. Non so se vi ha già parlato Ok, perfetto. No, se no andavo. Queste sono tutte immagini che vi ho riportato anche i siti dove le ho prese, quindi insomma, perché neanche io avevo tutte le immagini di tutte queste piante. La cicuta sicuramente la conoscete bene, famosissima, Socrate, insomma, c'è tutta una storia dietro. Naturalmente, sì. Spesso lì in Friuli mi hanno detto che tanta gente la confonde col finocchio selvatico e quindi anche là ogni tanto qualcuno ci rimane, insomma, non sta benissimo. Cosa? Sì, no, ma anche perché si mangiano anche diciamo, i germogli, no? Diciamo, la parte apicale quando è ancora primaverile, quindi la prendono, se la diciamo, ciucciano e non è il massimo, anche se poi appunto. Questa fortunatamente quando va in fiore fa una puzza allucinante, quindi la riconosci bene anche per quello, insomma. Comunque, quando non c'è il fiore, indubbiamente potrebbe essere, insomma. Questo appunto è quello che vi dicevo prima, appunto il lampacione un po', non so, perché se ci somiglia un po', ditemelo voi, se ci somiglia o meno un po'. E comunque, insomma. Ma con questa pianta, dici? Eh sì, no, ma ti ho detto spesso e volentieri, anche perché vedi, se vedi anche il fiore spesso si può confondere con quello col crocus, quello dello zafferano, no? Quindi anche lì se vai, lavori, fai le polveri, naturalmente sì, non è il massimo, insomma. E anche perché. Sì, tutto, fiore, te l'ho scritto praticamente sia lo stelo, le foglie, vedi le foglie 2-3 per avvelenamenti mortali, semi e bulbi come il lampacione e neanche i fiori, che non vanno portati alla bocca proprio perché ti dà. Sì. Diciamo appunto che poi questa, anche quella che vedremo dopo, sono comunque piante, diciamo, che oltre ad avere l'effetto tossico, il risvolto della medaglia è che appunto in dosi, diciamo, basse aiutano invece, no, nel campo medico, vengono utilizzate per determinate malattie. Questa è una di quelle, insomma, la Digitalis purpurea viene utilizzata appunto per. Diciamo, le medicinali per la tachicardia, no? Perché appunto se mangiata in quantità, insomma, può dare fastidio perché ti dà proprio degli spasmi cardiaci, quindi può addirittura, insomma, portarti alla morte. Ecco, anche questa non è il massimo. E poi tra l'altro c'è da dire che generalmente tutte queste qua hanno dei fiori bellissimi, no? Sono molto accattivanti. Uno dice, ah, che bella quella, e poi strac. Sì, insomma, non è. Anche lo stramonio, anche questo è bello, no? Quando va assieme, insomma, è una pianta comunque bella, anche questa si confonde spesso con lo spinacio,
con altre piante, insomma, simili, che ne può di aci e quant'altro, quindi uno lo raccoglie, se non mangia non è il massimo, insomma, la cetosella, anche sì. No, io qua c'ho questo difetto qua. Oltre, diciamo, al discorso delle piante tossiche, che cosa è anche importante sapere? Più che altro questo per un discorso di, diciamo, proprio, anche se so, ve l'ho scritto, sicuramente scontati, però magari non ci pensa, non lo sa, è capitato anche in zone dove io sono andato a raccogliere, proprio perché non sapevo, visto che ero lì da pochi anni, alcune zone dove magari vicini c'erano vecchi stabilimenti industriali che riversavano l'ira di Dio lì su quei terreni, io andavo lì, raccoglievo la silene per farci magari delle prove qua e là, e mi dicevano, che la raccoglie a fa là, che tra l'altro generalmente la silene, ma anche tantissime altre piante spontanee. Facendo un lavoro insieme a dei ragazzi che facevano, studiavano, altri dottori di ricerca che lavoravano sulla fidestrazione per metalli pesanti, tantissime di queste piante spontanee, soprattutto la silene, è un bioaccumulatore, quindi carica su, insomma, anche notevoli, no, però insomma, quantità anche insomma, interessanti di metalli pesanti, comunque elementi che non ci fanno sicuramente bene. Magari non sono tossici, però insomma a lungo andare non ci fanno bene, quindi è importante anche prendere in considerazione quelle, ecco, insomma, di sapere dove si va a raccogliere, ecco, se quel campo comunque è un campo realmente, diciamo, vergine o comunque incolto e, diciamo, naturale o seminaturale, come vi è stato detto, insomma, un po' antropizzato, più o meno antropizzato, ma non industrializzato, ecco, diciamo così. Naturalmente anche il discorso delle strade, delle linee ferroviarie, una cosa che non mi dovrò mai scordare, avevo delle foto, non le ho caricate perché sono stato un po', magari visto che siamo streaming, comunque qualcuno mi riprende, mi becca, sì. Diciamo in Veneto, appena uscita dalla stazione, tra un binario e l'altro, nei posti di scambio, c'era il casellante che c'aveva l'orto proprio lì. Ho detto, questo si mangia nella bella lattuga, bella piena di ferro, che così gli fa bene. Quindi sì, insomma, anche lì un po' di insomma, raziocinio nel raccogliere in zone insomma, un po' più, meno sporche, ecco, meno inquinate. Sì. Dammi del tu tranquillamente. Ah, no, figurati, cioè. Sì. Sì. No, allora, no, no, l'obiettivo di questa ricerca era proprio di capire se alcuni siti altamente inquinati da fonti, diciamo, chimiche industriali, con l'ausilio delle piante più o meno spontanee, riuscivano, si riesce ad estrarle da quel terreno, quindi a bonificare, se vuoi, i terreni in maniera naturale, senza l'ausilio o comunque il problema di dover asportare via i primi 20-30 centimetri di terreno, che è una spesa folle, no? Portare via. La pianta riesce a tirare via, naturalmente questa pianta poi che fa? Generalmente vengono poi bruciate. Quindi sì, il problema lo sposti, non lo, diciamo, non lo risolvi del tutto, però indubbiamente sanifichi il terreno. Poi vengono bruciati, generalmente vengono ributtati in aria, però indubbiamente vengono sparse in un areale un po' più grande, no? Però il discorso era proprio legato alla bonifica vera e propria dei terreni, perché asportare 30-40 centimetri di terreno in un ettaro di terreno è una spesa allucinante, perché poi dopo quello che devi asportare o in parte lo rimetti o comunque poi devi fare delle lavorazioni molto profonde, no? Per tirare fuori il terreno in profondità e farlo salire su, quindi tantissime spese, uno scasso più un trasporto di terreno sono veramente tanti soldi. E tra l'altro alcune aziende, alcune industrie grosse seguivano direttamente questo lavoro, perché naturalmente se dal punto di vista legale erano state chiamate in causa per bonificare quelle zone, perché avevano magari fatto danni 20, 30, 50 anni prima, per 20, 30, 50 anni,
Naturalmente se la risolvevano con le piante, insomma, era un costo molto molto inferiore anche per loro. Indubbiamente alcune piante danno dei buoni risultati. Questo gruppo di ricerca lavorava su terreni che ho visto, perché poi sì, stando a contatto con loro qua e là, terreni, tiravano via terreni che erano viola, cioè il colore della terra era viola, è spaventoso, cioè una cosa, io non l'ho mai vista, ho detto ma è terra, sì, ma terra, la terra, sì, wow. Cioè veramente da farmi i brividi. Però indubbiamente quando non c'era tanto controllo facevano quello che volevano. Cioè le discariche si sa, insomma, a prescindere da quelle industriali, ma è un po' un problema generale di tutta Italia. Sì, sto andando avanti. Ok, sì. Non raccogliete piante malate o ammuffite, verificate sempre di, appunto, di, ecco quello che vi dicevo prima, di non essere in aree dove appunto ci sono, queste piante sono tutelate. E appunto raccogliete in maniera oculata, insomma, cercate di, cioè, mettetevi nei panni appunto che la natura sicuramente ci impiega tanto tempo per ricreare un areale, per risistemare e riequilibrare il tutto, quindi una raccolta indiscriminata, massale, diciamo appunto in 1 o 2 anni potete rovinare quello che la natura ci ha messo almeno 50-60 anni minimo per creare, no? E naturalmente anche qua, una volta che le raccogliete, prima di utilizzarle, insomma, pulitele bene. Beh, quello insomma anche è una cosa banale, ma comunque fa sempre piacere. Ecco il primo step, un esempio di best practice. Questa ragazza, Emanuela Pillin, vi ho riportato il sito, il suo, diciamo, la pagina del suo sito. Questa ragazza che ho avuto modo di conoscere grazie a questo progetto è una ragazza che la nonna la portava sempre per campi quando era piccolina, insieme ai genitori, quindi quello che avevo messo anche tra i vari tre punti e non vi ho citato, andare sempre con gente che conosce magari le piante. Se voi non avete ancora tanta dimestichezza, andate con chi fa già raccoglitore, un po' come funghi, no? Insomma, chi sa dirvi questa sì, questa no, di questa raccogliete questo, di questa raccogliete quest'altro. Lei praticamente si è creata realmente un lavoro grazie alle erbe spontanee. Che cosa fa? Raccoglie queste erbe, innanzitutto ha organizzato dei corsi, ha avuto diciamo, la temperanza, anche insomma, ostentato proprio in questo, e ha organizzato tantissimi corsi. Diciamo nel periodo primaverile, estivo, fa 3-4 corsi, tiene, in cui la gente va lì e lei porta in campo le persone. Oggi andiamo a raccogliere asparagi e simili, domani andiamo a raccogliere silene e altre piante. Periodo della Valerianella, ok, raccogliamo la Valerianella. Quindi porta in campo le persone, va con loro, ci vediamo in quel posto piuttosto che in quell'altro perché così è. È diventata talmente tanto famosa che è andata alla RAI, è stata la prova del cuoco per 3-4 puntate. Proprio esclusivamente sulle erbe spontanee. Poi lei che cosa fa? Oltre a fare il discorso di raccolta, fa anche la cuoca presso questa casa del campo. Quindi lei tutti i venerdì o giovedì, non mi ricordo, cucina proprio con le erbe spontanee. Il corso naturalmente di raccoglitore lo fa anche poi con, diciamo, oggi raccogliamo tutti gli asparagi, giovedì venite alla casa del campo, cuciniamo, facciamo 3, 4, 5 piatti con le specie che abbiamo raccolto. Quindi praticamente ha, diciamo, se volete, anche se è un po' azzardato dirlo, ha chiuso proprio la filiera su se stessa. Quindi lei che fa? Le va a raccogliere con le persone, gli insegna a cucinarle, come cucinarle, come farci dei piatti tipici o non tipici, originali, particolari. Se andate sul suo sito trovate proprio anche le puntate che ha fatto con la prova del cuoco, quando organizza i corsi, come organizza tutto. È veramente molto, è molto molto brava. Io grazie a lei appunto ho avuto modo anche di conoscere piante che non sapevo proprio che fossero, insomma, che si potessero mangiare, ecco. E quindi insomma lei diciamo che è stata molto molto brava. Tra l'altro adesso se non erro sul sito ha messo anche, adesso proprio in questo periodo, mi pare proprio quest'anno, con la RAI regionale, RAI 3 Regione, Friuli Venezia Giulia, fa anche lì, sta facendo una serie di puntate a tema, un po' come i corsi che fa in campo, le rifà per la RAI e fa appunto conoscere le piante alle persone. Ma comunque se cliccate su Google Emanuela Villino, beh, lì vi ho riportato il sito, ma comunque trovate anche su YouTube le varie cose che ha fatto. Comunque
è una ragazza molto in gamba che realmente, insomma, ha creduto in quello che ha creduto tanto nelle erbe spontanee e alla fine si è creato un lavoro. È stata molto, molto caparbia da quel punto di vista. Iniziamo ad entrare. Sì. Allora, guarda, non so se ha. Credo che lei, dal punto di vista, diciamo, della conoscenza delle erbe spontanee, l'ha fatto solo e esclusivamente da autodidatta, quindi con la nonna, i genitori. Poi, se naturalmente crescendo, si è appassionata, si è documentata, però non credo che abbia. Adesso non so se mi vede, mi sa che gli avevo detto che comunque sarebbe no. No, comunque, non so se lei realmente, non so neanche se sia laureata o meno, però è una persona che realmente, insomma, una raccoglitrice che ha studiato per conto suo, per la passione, e ha capito che poteva, la passione poteva diventare anche un lavoro e ha portato avanti, insomma, credendoci, questo tipo di attività. Sinceramente mi trovo impreparato, però se vuoi glielo chiedo, intanto la sento. Quindi, sì, comunque, non so, forse sul sito c'è anche la sua biografia, quindi magari trovi anche lì riferimenti. Poi c'è anche come contattarci, ma c'è tutto, volendo, insomma, puoi contattarla tranquillamente. Allora, iniziamo appunto, entriamo un po' più nella tematica nostra, insomma. Perché coltivare le piante spontanee. Allora, come abbiamo già detto mille volte, è indubbiamente un tema che adesso interessa moltissimo da parte di appunto hobbisti, appassionati, botanici, chi più ne ha più ne metta. Indubbiamente se si coltivano erbe spontanee in un'azienda, questo ha un alto valore. Per l'azienda stessa un valore aggiunto indubbiamente, sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista, diciamo, di marketing, se volete, vero e proprio, perché comunque un'azienda che coltiva delle piante spontanee, che le mette nel piatto, che fa tutto un discorso, diciamo, anche un agriturismo che segue questo iter, sicuramente offre anche per un tipo di clientela particolare, vegana o comunque vegetariana, o comunque, insomma. Parlare di nicchia a me non piace, però comunque, diciamo, per alcuni appassionati, o comunque lo fanno sia, diciamo, per necessità che per filosofia di vita, comunque indubbiamente è un valore interessante aggiunto. Quello che appunto che succede? Noi le coltiviamo fondamentalmente perché? Perché non vogliamo creare danni all'ambiente naturale. Questo è anche un altro dato di fatto molto importante, soprattutto se facciamo riferimento alle piante tutelate, comunque piante che si trovano in aree particolari. Il radicchio di monte, magari non l'ho messo sulla slide, però dal punto di vista spontaneo si trova sempre nelle conche più strane da raggiungere, più particolari, dove si accumula la neve perché deve bucare la neve, viene fuori un germoglio rosso, quindi anche per andare a raccogliere, è pure pericoloso tra l'altro. Ma realmente vai a devastare alcuni areali proprio dove l'antropizzazione è zero. E allora, se le coltiviamo, facciamo anche meno danno. Insomma. Naturalmente, anche là, quello che vi dicevo anche in parte prima, è inutile che coltiviamo il radicchio di monte qua, ma se facciamo una scelta accurata e diciamo attenta, anche per un discorso poi legato alla gestione del campo, noi possiamo coltivare specie spontanee, che poi non diventano più spontanee. Ma le coltiviamo senza l'ausilio di prodotti chimici, comunque a gestione anche abbastanza agevolata, comunque facilitata. Un po', se volete, è la stessa filosofia che io cerco di inculcare quando parlo agli agricoltori biologici, no? Cerca di coltivare quello che comunque dove tu hai i terreni, dove è facile che riesci a coltivarlo. Perché così non hai, non, certo se metti il banano non so, in Emilia-Romagna è normale che naturalmente non ce la fa, quindi devi dargli un aiuto chimico. Il banano magari no, ma insomma per fare un'estremizzazione, insomma, però comunque è realmente così, insomma, quindi cercare di coltivare delle piante che magari in natura già si trovano lì è molto più facile. Che cosa succede? Questo succede spesso e molto volentieri, ci è successo sul nostro progetto proprio con
quelle piante che non erano spontanee ma che venivano coltivate una volta. Si recupera tutta una tradizione, cultura di raccoglitori, di persone che hanno conservato il materiale di propagazione, di questa rapa qui che vedete la foto qui, che è una rapa, è la rapa di Verzenis, che è un paese della Carnia, che non è neanche tanto alto, però è soprattutto il mezzo. Noi abbiamo iniziato questo progetto, una vecchietta di 80 anni ci ha dato i semi che lei manteneva, l'anno dopo è morta. Cioè, se noi non avevamo questa vecchietta, se noi non partivamo quell'anno, perdevamo tutto. Magari trovavamo qualcun altro che ce l'aveva, ma è stato proprio anche quello lì, sono delle coincidenze che magari tu capisci, allora sto facendo qualcosa di, insomma, che realmente può essere utile anche alla comunità. E in questo paese abbiamo risvegliato veramente, abbiamo acceso proprio, abbiamo buttato benzina sul fuoco perché, poverina, questa vecchietta è morta, però noi siamo arrivati là, abbiamo portato le piante, già ci vedevano male perché la rapa, che fai la rapa? Le metti giù le piantine di rapa e questa si mette da seme, tu che fai le piantine? Già là ci guardavano. Che fai, metti il telo? No, ma queste non si fanno così, insomma, le peggio cose, no? Però naturalmente hanno capito che noi eravamo lì anche per sperimentare, che non volevamo certo, non volevamo arricchirci noi, ma volevamo cercare di arricchire loro, di fargli ritornare un po' di tradizione, un po' di coscienza, insomma. E abbiamo veramente riacceso una miccia, insomma, che era lì lasciata sepolta, e questi vecchietti volevamo alla fine fare tipo nel campo che avevamo messo, detto facciamo adotto una rapa, era partita questa diciamo, idea, perché erano tipo, avevamo 600-700 rape, il paese erano 400-500 persone, quindi ho detto facciamo una rapa a testa, se la tengono lì, ci fanno il seme e così abbiamo i semi per... E poi quando stavamo lì che coltivavamo, andavamo a concimare, facevamo rilievi di clorofilla qua e là, venivano i vecchietti e ci dicevano, ah sì, perché questa rapa, cose che io, la rapa, ho detto, che già all'inizio, beh, loro hanno un piatto tipico che si chiama brovata, che è fatto con la rapa che viene messa nel mosto, e anche questo è un disciplinare, una DOP, quindi anche lì si è acceso tutto un giro particolare, però... Come con la rapa lì in Friuli potrebbe essere qui con un'altra pianta, insomma, penso che queste cose, insomma, la tradizione, la cultura, l'agricoltura in tutta Italia c'è, cioè, quindi come per la rapa qui potrebbe essere un'altra pianta, non so, magari se vi viene in mente ditemelo che facciamo l'esempio e così magari è anche più facile per voi comprenderlo, insomma. E questi vecchietti venivano e ci dicevano, ma noi, sai che noi con queste rape qua le tagliavamo, mia mamma, veniva un vecchietto, ci avrà avuto un'ottantina d'anni, anche lui, è venuto là, fa, questi mi ricordo quando io andavo a scuola qui nel paese, naturalmente eravamo tutti contadini, non è che c'avevamo i soldi, mia mamma che faceva? Ci prendeva queste rape, ce le tagliava a cubettini, le metteva in padella, le faceva saltare con lo zucchero e l'aceto, tipo le faceva caramellizzare. E noi ci portavamo queste caramelle all'asilo, a scuola e ce le mangiavamo a merenda. Io così ci sono rimasto, ma la rapa come caramella non l'avevo mai sentita. Eppure un mio amico, gliel'ho detto, aveva le figlie, io il mio bimbo era ancora piccolino quando, però questo mio amico aveva la figlia di 6-7 anni, gliel'ha fatta e loro tutte felici che c'erano queste caramelline da portare a scuola e l'hanno date a tutte le amichette. Quindi è stato anche... Sì, magari, non lo so, però penso che gli siano piaciuto perché ne aveva presa una bella cassetta, quindi insomma, quindi sai, è stata veramente una riscoperta. E poi anche loro come tradizione, siccome questa è una zona, sì, come vi ho detto, non è proprio di montagna, ma è già, diciamo, una zona un po' più alta, loro non avendo la vite, questa brovata la fanno con il mosto delle mele. Quindi fanno una brovata tutta diversa che non prende quel colore rosso, ma rimane bianca, è un po' meno, diciamo, forte come sapore perché il sidro naturalmente è meno forte del mosto, però hanno fatto questo prodotto, hanno iniziato a fargli i barattoli, adesso ci hanno chiesto se gli facciamo un packaging particolare, insomma, si stanno attivando alla grande. A noi questo può far solo che piacere, perché vuol dire che comunque, diciamo, anche l'obiettivo della regione, anche il nostro, che era quello di cercare di buttare un'esca per poi scatenare in grande scala, in piccola scala, comunque avere dei risvolti positivi e anche proprio di toccarli con mano nelle aziende agricole che sono lì, sono poche, però insomma abbiamo visto che questo, diciamo, questo motore funziona, che piano piano qualcosa sta andando avanti. E
Questa rava è quella proprio, è la specie che abbiamo iscritto al Registro Nazionale delle Varietà Autoctone, quindi adesso loro hanno anche, tra virgolette, un riconoscimento che non è niente di particolare, però se voi andate sul sito dell'elenco nazionale delle varietà trovate Rava di Verzenis e loro sono tutti felici perché c'è il nostro paese sull'elenco nazionale delle varietà, quindi anche quello insomma è stata una cosa simpatica. E vi ripeto, tutto questo. La fortuna è stata che la vecchietta è morta l'anno dopo. Se moriva l'anno prima, è finita la rapa. Questo è un po' quello che già in parte vi ho accennato. Sono tutti i settori che possono essere interessati alla coltivazione delle erbe spontanee. Perché agricolo, indubbiamente, abbiamo cercato e comunque si possono ancora sviluppare, implementare, migliorare tantissime tecniche culturali, biologiche e non biologiche, comunque sicuramente a basso impatto ambientale. Diversificazione dell'offerta agricola, che sia prodotto fresco, trasformato, piatti per l'agriturismo, c'è una valanga, poi vedremo anche dopo sotto gastronomico. Recupero di aree marginali, perché indubbiamente l'abbandono delle campagne, questo era molto legato alle zone montane, ma comunque anche qua sicuramente ci saranno delle zone in cui l'agricoltura è andata persa o magari abbandonata, perché insomma quello è un po' ovunque. Aumento del reddito, perché indubbiamente questi prodotti qua hanno nel loro piccolo, ma sicuramente danno un incremento di reddito alle aziende. Naturalmente danno dei prodotti alternativi con alto potenziale di reddito, come vi ho detto prima, poi lo vedremo diciamo, domani verso la fine della lezione. Indubbiamente hanno dei prezzi di mercato abbastanza altalenanti, sia il fresco che il trasformato, dipende dai periodi dell'anno, dalle richieste, vale molto. Però indubbiamente anche nei periodi diciamo, di magra, indubbiamente spuntano un prezzo più alto rispetto a quello che potrebbe essere il paragonato il prodotto commerciale. Per farvi un'idea, non so, potrei dire appunto. Boh, magari a voi, beh sì, ma anche la portulaca, diciamo, insomma, che comunque sicuramente voi mangiate qua, no? Comunque anche quella lì coltivata rispetto a, diciamo, a un qualche altro prodotto di mercato, è difficile trovarlo, però, diciamo, comune. Sì, no, no, pensavo però una, diciamo, sì, rispetto a, non so, magari a. Esatto, ok, sì, è così. Cioè comunque tu già parti da una vendita che ha già un prezzo più alto, proprio perché rientra in quelle piante che sono comunque spontanee, rientra già in un'altra sfera, insomma. Anche se tu la coltivi, comunque loro te la riconoscono sempre come, cioè il mercato te la riconosce sempre come pianta spontanea, anche se tu la coltivi. Poi vedremo anche altri vantaggi, insomma. Turistico perché? Perché indubbiamente agriturismo o comunque ristorazione in determinate zone può sviluppare anche può innescare anche quel discorso lì, come ha fatto anche Manuela. Lei praticamente cucinando solo le erbe di campo, facendo piatti tipici con quelle erbe di campo, tanta gente è a Udine, quindi non è un posto, diciamo, sì, non stiamo parlando di un posto turistico, non è certo Venezia. Sì. Però indubbiamente anche in alcune zone, diciamo, anche all'interno dei stessi parchi naturali dove abbiamo messo campi sperimentali qua e là, indubbiamente il fatto di poter offrire anche al turista un piatto particolare, un vasetto diverso con le piante diverse, ma potrebbe essere anche un prodotto erboristico o un prodotto, sì, adesso io sto lavorando su altre piante, tra cui il luppolo. Non è solo birra, ma ci si può fare le tisane, ci si può fare i cuscini per dormire, si può fare una marea di cose con tutte le piante. Quindi poi vi porterò anche altri esempi. Da offrire sicuramente un qualcosa che magari altri non offrono. E soprattutto, se lo leghiamo solo al discorso gastronomico, il turista adesso spesso e volentieri va proprio dove trova quella particolarità gastronomica. Andiamo lì perché si mangia quello, cioè è più facile che il turista, comunque chi vuole fare qualcosa di diverso, si sposti per andare a mangiare qualcosa di diverso, più che per vedere qualcosa di diverso. Se poi c'è tutte e due, tanto meglio.
quindi insomma anche potenziamento dell'offerta agrituristica. Noi letteralmente veniamo assaliti da agriturismi e anche ristoranti che a Pasqua puntualmente, quando noi raccogliamo la Silene, soprattutto se era all'inizio di marzo la Pasqua, quindi cadeva, come si dice, alta, bassa, quando è, insomma, comunque coltivandole tu che cosa fai? Quello dopo lo rivedremo. Naturalmente acceleri un po' quello che è il processo naturale, quindi hai delle primizie. Se tu, se quell'anno succede che comunque di spontaneo ne trovi meno, o piove sempre, qua là, tu hai comunque un prodotto coltivato che invece lo riesci a gestire e ce l'hai sotto casa. Quindi tu porti sul mercato un prodotto ancora prima di quello che ti dà la natura. Se il ristorante o l'agriturismo non conosce la pianta, la sa solo cucinare, non sa dove reperirla, muoiono i raccoglitori, perché tanto è legato anche ad anziani che finiscono, che non ce la fanno più, che purtroppo insomma non riescono a raccogliere. Venivamo assaliti proprio da questi ristoranti che ci chiedevano: ci vendete, lo chiamano sclopit loro, la Silene, ci vendete lo sclopit perché ci abbiamo le comunioni, ci abbiamo la Pasqua, 25-30 euro al chilo, cioè cose allucinanti. E anche il buon Enrico, che è un'altra pianta che è andata benissimo, che penso qua sicuramente riuscito anche quello probabilmente a coltivare. Prodotto sporco, sì, comunque che ne podiace in generale si riesce, qua riuscite tranquillamente. Prodotto sporco, noi non lo vendavamo perché naturalmente era in prova su campi sperimentali. I campi sperimentali che avevamo nelle aziende private, perché diciamo il vantaggio della nostra attività, quella su cui siamo proprio ci siamo mossi per questo, era di fare campi sperimentali non in aziende universitarie, in aziende dell'ente, ma in aziende private, dove realmente il privato che ci metteva poi a disposizione il terreno veniva tra virgolette ripagato con quello, cioè noi magari coltivavamo, poi vi farò vedere le immagini, 1000-1500 metri quadrati, a noi ci servivano 2 kg di roba per fare le analisi, poi tutto il resto rimaneva a lui. Venivano da me a chiederla perché mi vedevano a me sul campo, io poi naturalmente non potendo vendergliela io direttamente, dicevo: guardate, il proprietario è lui, mettetevi d'accordo con lui. Beh, lui vendeva il prodotto raccolto da noi, sporco tra virgolette di buon Enrico, quindi anche con magari con l'inizio dell'infiorescenza che si mangia uguale se sott'olio, ma comunque come consumo fresco tipo spinacio non si può mangiare, ma non è il massimo, insomma, a 7 euro al chilo, vi parlo di 4-5 anni fa ormai, pulito, quindi solo foglie, 14 euro al chilo, quindi insomma, perché naturalmente c'era tutto il lavoro di pulizia, però quando mai vendete uno spinacio normale, pulito, a 14 euro al chilo, ma neanche a 7 euro al chilo, cioè, e il buon Enrico è una di quelle piante che comunque viene facilmente, non ha bisogno di grosse cure, cresce generalmente sulle letamaie, quindi sì, ha solo bisogno di tanto azoto, di molto humus, però se appunto coltivandolo in biologico non ha, non so se l'avete mai mangiato, comunque è molto cioè a me come sapore piace più, non perché l'abbia coltivato, ma l'ho conosciuto tramite questo progetto, ma ha un sapore abbastanza delicato. Di solito generalmente le piante selvatiche sono più rustiche, no? Rispetto allo spinacio però l'ho trovato molto più delicato come sapore. E anche poi anche quello può essere trasformato in mille modi, germogli sott'olio, il pesto, vi parlerò anche di vedremo anche un esempio di un signore appunto non in regione che ha conosciuto il nostro progetto, è venuto, ha visto, ha detto che questo faceva tutt'altro nella vita, l'ho riportato l'articolo, si è messo lì, lo coltiva, adesso ha fatto 8000 vasetti di questa, loro lo chiamano Paruc in Bergamo, e mi chiamano ogni tanto, grazie, perché grazie a voi io ho iniziato l'attività, quindi insomma c'è stato anche chi ci ha seguito fuori regione. E appunto poi ambientale, quello che vi dicevo già, riduzione dell'intensità di raccolta su specie e regime di protezione, diffusione di tecniche di coltivazione ecosostenibile, quindi quello diciamo si riflette anche un po' nell'agricolo, ma è ovvio. Gastronomico, anche qua c'è legato sempre al turismo, prodotti caratteristici, tipici, itinerari gastronomici, quello che poi naturalmente un prodotto coltivato ti dà, anche se è abbastanza aleatorio, però lì se poi si riesce anche a dargli dei marchi di qualità o comunque di filiera, indubbiamente anche rifacendoci a tutto quello che abbiamo detto prima sugli articoli, insomma di quegli stracci di articoli che vi ho detto, io magari anche minimo esperto sono più tranquillo se magari mi mangio il buon Enrico,
che l'azienda coltiva sotto casa e che so che è buono e rigo, piuttosto che mi dice: ah, sono andato io chissà chi a raccogliere il buono e rigo, e magari mi mette nel piatto una pianta. Sì, oddio, non è certo una garanzia, però indubbiamente psicologicamente ci vado un attimo più, diciamo, un consumatore medio che magari non conosce tanto bene le realtà, vorrebbe essere, diciamo, più spinto, no? Questo tipo di approccio. Ah, vabbè, le coltiva, quindi insomma, se coltiva il pomodoro, il cetriolo, la zucchina e la silene, ok, sì, insomma, mi fido di più. Ecco, questo è un po' anche. Ditemi se qualcosa non è chiaro, se posso andare avanti, ditemi voi. L'economia, appunto quello che vi dicevo, che allora le coltiviamo sì, ma alla fine si pensa sempre al Dio denaro, no? E allora funziona o no? Danno questi redditi integrativi sì o no? Quello che vi ho detto, appunto, prodotto primizia, quindi già quello dà un piccolo valore in più. Prezzo più alto almeno del 50%, vi ho fatto alcuni esempi. Per gli agriturismi è un ottimo affare perché costo zero sotto casa, lo raccogli, lo metti nel piatto. Non devi pagare neanche il seme delle zucchine o dell'anguria o non so, di quello che coltivate nell'orto, comprate la piantina, comprate il seme, comunque vi costa. Questo qua, il seme se volete lo raccogliete, poi vedremo dopo come. Potete farmi voi le piantine qua e là, quindi al costo minimo, sicuramente minore rispetto a una pianta normale, a un prezzo più alto, quindi il gap, diciamo, di guadagno aumenta, insomma, non dico esponenzialmente, ma comunque si allarga. Tutti i valori aggiunti che abbiamo visto. Un altro evento, appunto, che spesso ci chiamavano anche per questo, alcuni comuni nel periodo primaverile estivo, da dopo Pasqua in poi, organizzavano le sagre delle erbe spontanee, anche lì nella chiesa, in quel paese, in determinati periodi dell'anno, in estate, fa appunto cucina con le erbe spontanee e fa questi piatti che possono essere risotti, orzotti, chi più ne ha più ne metta, sempre con le erbe spontanee. Naturalmente, quando non riuscivano a raccogliere perché era brutto tempo, perché veniva sempre a piovere il pomeriggio e i raccoglitori lavoravano di giorno e il pomeriggio non potevano andare a raccogliere, qua là venivano da noi e ci dicevano: avete? Ma lì per le sagre parlavamo di sì, 50, 60, 100 kg di roba a botta, perché abbiamo tutto il fine settimana, abbiamo allestito banchetto per 80 persone, 100 persone, quindi sì, erano anche quantitativi interessanti, indubbiamente no. Lo vendevi a prezzo di ingrosso, se vuoi, nel senso sicuramente ci guadagnavi meno che la vendita al dettaglio, però se avevi tanto prodotto, anche quello era un modo, diciamo, per se volevi vendere il fresco, se non fai trasformato, insomma, liberartene nel più breve tempo possibile in maniera abbastanza. E queste sagre, considerate che in Friuli ne fanno tantissime, ma se il paese è un paese uno vicino all'altro. Oggi lo fai tu, la settimana prossima lo fai tu, quella dopo lo fai tu. Quindi si muoveva un bel giro. E non vi parlo solo della zona, diciamo, agricola, comunque pedemontana o montana, ma anche, insomma, limitrofa alla città, anche le zone di mare, anche perché poi pure lì cominciano col Corpus Domini, arrivano tutti frotte di tedeschi e austriaci che loro fanno festa a Corpus Domini, arrivano giù. Comunque, è vero che adesso spendono sempre meno, eh? Però si portano tutto da casa. Però, indubbiamente, gli proponi un piatto diverso, sicuramente magari lo incuriosisci, quindi gli muovi anche un po', diciamo, quindi dici, vabbè, proviamo, vediamo com'è. E poi, appunto, vedremo anche quello. Non pensate solo all'utilizzo in cucina. Le erbe spontanee, stavo dicendo officinali, appunto, una di quelle che possono essere usate per mille altri motivi. Sicuramente la cucina è quello più diretto, però come dicevo prima a Claudio e a Patrizia, in Friuli spesso si pensa alla trasformazione alcolica, no? Quindi tutto quello che è spontaneo magari può anche essere distillato e quindi insomma sì, anche lì si scatena un altro mondo. Questa è una piccola analisi SWOT che abbiamo fatto sulla coltivazione delle erbe spontanee, punti forti, punti di debolezza, opportunità e minacce. Ripetiamo un po' in parte quello che abbiamo detto, ma insomma così forse è un po' più chiaro per farvi capire quello che potrebbe essere, insomma, funzionare
promozione, tradizione, i punti forti li abbiamo già visti, perché naturalmente vi parlo solo delle cose buone, non delle cose cattive. I punti di debolezza è sicuramente quello, la tempistica, domesticare le piante in pochi anni. Il mio responsabile scientifico diceva: noi stiamo cercando di fare in 3 anni, perché il progetto durava 3 anni, quello che la natura ci ha messo 10.000 anni per fare. Quindi sì, ma era un discorso un po' azzardato, però rendeva l'idea, insomma, cercare di addomesticare delle piante selvatiche non è sempre facile. Non è facile per mille motivi, e poi ne vedremo un po', se no mi spavento. No, comunque si può fare, insomma. Singole lavorazioni con quantitativi ridotti, presenza di mercato. Ok, io ne faccio magari un ettaro di tarassaco, ma sì, ma poi lo vendo, lo tengo a casa, che ci faccio? Lo trasformo, mi conviene trasformarlo, chi me lo trasforma? Non c'ho l'HC, non so tutte le leggi che regolano la trasformazione, non c'è l'impianto per fare i barattoli, quindi si scatena pure là tutto un altro iter, insomma. La cooperazione fra coltivatori potrebbe esistere? C'è? Potrebbe essere un punto di forza, forse, o rimane di debolezza? Spesso e volentieri, forse più delle volte, poi dipende dalle situazioni, però è più una debolezza che una forza, perché non ci si mette mai d'accordo. Opportunità, riscoperta della tipicità agroalimentari, in paniere la biodiversità, promozione del turismo, stimolo per le vecchie generazioni, l'esempio anche della rapa. Integrazione del reddito, le minacce e appunto danni all'ambiente, aumento di interesse sul prodotto, aumento dei prezzi esponenziale, ondulatorio. Anche là, quello che abbiamo visto è che, non ve lo sto dicendo tutto, così non ve lo faccio più domani. Naturalmente si rischia che se si fa un prodotto troppo di nicchia, schizzano i prezzi e nessuno se lo compra più, perché, oh, ma è possibile che un barattolo me lo fai pagare? Un barattolo con 150 grammi di prodotto me lo fai pagare 30 euro, 25 euro, ma chi se lo compra? Quindi anche lì è un po', potrebbe essere una minaccia. Insomma, adesso ancora funziona, però visto anche i periodi. Vi inizio a raccontare un po', non so se a posto, come volete, ditemi voi. Andiamo avanti? Beh. Ok, mi dite voi. Sì, no, 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 ma tanto c'è, non scappo, comunque sto qua. No, 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 chiaro, insomma, ditemi voi quando. Io magari, solo se mi concedete un attimo d'acqua, perché altrimenti mi si impasta la bocca e non riesco più a parlare. Come ci siamo mossi noi? I nostri primi passi, appunto, sono stati. Diciamo, vi ho fatto una sorta di piramide, un po' per capire un po' come ci siamo mossi, anche se poi alcune cose le abbiamo fatte in contemporanea o anche prima. Comunque, il primo problema fondamentale era il reperimento del seme. Del seme perché? E poi dopo vedremo anche perché del seme. Studio botanico delle specie di interesse, quindi evitare la presenza di sottospecie, piante simili, piante tossiche, capire quali erano quelle che andavano bene, quelle che non andavano bene. Ogni tanto veniva qualcuno. Calcolate che noi abbiamo lavorato a livello regionale, quindi abbiamo dato prima, diciamo, un obiettivo era quello di cercare di aiutare le zone più svantaggiate, quindi montane. Poi veniva tutta la zona di Trieste e ma noi siamo pochi agricoltori, perché lì l'agricoltura ce n'è poca, però ce n'è. Fanno tante olive, però fanno anche, diciamo, ci sono iscritti, mi pare, una novantina di aziende in provincia di Trieste. Calcolate che la provincia di Trieste ha 5 paesi, quindi è molto ridotta, è piccolina. Però ci sono anche aziende che fanno ortaggi, ci dicevano, ma voi pensate solo alla montagna, noi non ci pensate mai, voi friulani, cioè poi voi friulani a me, comunque insomma, vabbè, però pensate solo alla provincia di Udine, Pordenone, Trieste, ve lo scordate. E allora poi metti il rafano, perché loro lo usano il crenna tantissimo, quindi abbiamo cercato poi un po', poi veniva qualcun altro e diceva, ma perché non avete messo il papavero, perché non avete messo il tarassaco, perché non avete messo, perché non coltivate pure, quindi ogni giorno ci arrivava qualcuno, Emanuela che mi sparava specie, ah, prova questo, sì, quella ragazza di Pio che vi ho detto, ogni tanto mi cacciavo fuori qualche specie nuova, e anche lì abbiamo detto no, prendiamoci un attimo una calmata, se no non usciamo vivi. Quindi poi una volta abbiamo reperito il seme, abbiamo iniziato a raccogliere anche altro materiale di propagazione, che comunque, come sentivo prima, l'asparago selvatico è un ambiente particolare, il seme non germina pochissimo, lo stesso il pungitopo.
il CREN, tutto il seme del CREN è tutto sterile, forse lo 0,1% sarà, quindi no, pure là un casino. E poi una volta abbiamo raccolto il materiale, abbiamo fatto confronto fra varietà rilevate, la raccolta, per esempio sulla silena abbiamo fatto un discorso di aree geografiche, abbiamo raccolto quello in montagna, quello in pianura, quello a mare, abbiamo visto le differenze tra gli ecotipi, quello di montagna aveva più una foglia larga, carnosa, era più delicato come sapore, quello di mare era fortissimo, salino, proprio sentivi un altro po' pizzicava in bocca. Proprio, abbiamo provato a incrociare, abbiamo fatto di tutto, ci siamo divertiti, però insomma abbiamo fatto tante cose in 3 anni, abbiamo fatto tanto. E quindi abbiamo anche chiesto ai ristoratori, prova questo e questo, mischialo, prova le quantità, vedi qual è meglio, perché naturalmente quello di montagna era molto più delicato, però se volete si perdeva un po' anche nel sapore del piatto, no? Mentre quello di mare era una bella stecca, una bella fuoco, quindi mischia 3 a 1, 1 a 1, 2 a 1, prova così, prova quello lì. Poi quello di mare aveva la foglia più lunga, in qualche foto ce l'ho, comunque aveva una foglia più carnosa e più lunga, quello di montagna era più largo e più diciamo sottile. E lo stesso con la valerianella, abbiamo fatto nel progetto, c'è la valerianella, quella sicuramente qua c'è, non credo che... Non c'è la valerianella? Zero? Ah, si trova. Anche lì il vantaggio grosso della valerianella spontanea rispetto a quella che mangiate normalmente, che trovate nelle serre, comunque in busta, qua là, è che è molto più piccola la foglia, è molto meno carnosa, quindi c'è molto meno prodotto, se volete. Poi vedremo anche là, ho qualche slide. Poi non so se può entrare troppo nel discorso, diciamo, di proprio scientifico vero e proprio, poi magari me lo dite voi, insomma, se vi interessa o meno. Però il grande pregio della valerianella spontanea rispetto a quella coltivata è che quando formava la rosetta le prime due foglioline non diventavano gialle, mentre la valerianella normale coltivata ingiallivano. Quindi diciamo, l'azienda dove abbiamo fatto le prove in serra, che vendeva valanghe di valerianella nel periodo, diciamo, invernale, quando ha visto questa cosa qua ha detto: ah, però sì, è vero che mi produce un bel po' di meno, però io così non butto niente. Cioè, mentre nella raccolta della valerianella classica, diciamo convenzionale, doveva stare molto attento come faceva la raccolta, quando la faceva, proprio per evitare, perché naturalmente presentando una rosetta con le prime foglie gialle hai un deprezzamento notevole. Sull'altra invece riusciva a gestire meglio la raccolta proprio perché non ingiallivano le foglie. Quindi anche là, insomma, delle cose magari più particolari, più tecniche, però che alla fine poi dal punto di vista economico magari recuperava quel gap dato dalla minore produzione. Abbiamo cercato di registrare tutto il materiale, di conservarlo, abbiamo fatto delle schede quando andavamo in campo nelle zone, diciamo, spontanee a raccogliere il seme, vedevamo le consociazioni con le altre piante, cercavamo di capire un po' la reale, perché magari eravamo sicuri che se trovavamo questa specie, questa e quest'altra, sicuro c'era anche lei, o magari se non c'era perché l'avevano tirata, portata via, quindi magari perché non rimetterla in quegli ambienti dove vedevamo che mancava. Utilizzo appunto dei materiali di propagazione per l'ottenimento di piante madri, abbiamo fatto, poi vedremo, quello che vi consiglierò sempre di tenere sempre uno o più campi madre dove poter andare a raccogliere il seme quando vi serve, perché ogni volta dover andare in giro per boschi, per cose, lo tenete sotto casa, vi fate lì un campetto che usate solo e esclusivamente per farvi da campo madre. E poi naturalmente quello che vi dicevo anche prima, individuazione dei campi di coltivazione privati e pubblici se volete, però anche lì in parte quello che vi dicevo, abbiamo fatto anche un'analisi del terreno per capire, analisi del terreno nella zona, diciamo, naturale, analisi del terreno nelle zone in cui volevamo andare a coltivarle. Naturalmente è impossibile paragonare un ambiente boschivo, montano, a un ambiente di coltura, diciamo, sì, coltivato, però indubbiamente per alcune specie, poi vedrete, abbiamo realizzato dei campi a 1700 metri, quindi comunque sì, in zone abbastanza particolari. Per altre specie, tipo la silene... Sì. Diciamo macroelementi e microelementi, fondamentalmente
azoto, fosforo e l'analisi classica del terreno, sì, analisi chimica, diciamo, più tessitura, quindi argilla, limo, l'analisi classica proprio che tu fai nel terreno, andando cercando di capire, magari, ecco, per esempio per il buon Enrico. Anche lì, se vedevamo che il terreno aveva una buona dotazione di humus o comunque di sostanza organica, era più facile che in quel terreno il buon Enrico venisse più facilmente, ecco, insomma, con meno, o altrimenti magari se la persona era comunque interessata, gli consigliavamo prima di arricchire un po' di sostanza organica al terreno, proprio per sempre lo stesso discorso che vi facevo prima, cerchiamo di coltivare quello che un po' in natura già c'è o che c'è nelle zone limitrofe. E naturalmente anche l'analisi del terreno ci aiuta. Se il clima è lo stesso, probabilmente proprio perché se la pianta non riesce a crescere sul tuo terreno coltivato rispetto a, non so, a 200-300 metri in linea d'aria di distanza sul terreno con caratteristiche simili, è proprio perché probabilmente in quel terreno che tu stai coltivando manca qualcosa che alla pianta serve. Con il luppolo, che adesso sto seguendo due progetti che sto portando avanti, uno riguarda anche il luppolo da birra e non anche quello, diciamo, per fare germogli, per frittate, insomma, quella. Anche lì il luppolo è una pianta, soprattutto quello da birra più che l'altro, è una pianta che comunque ha bisogno di determinati microelementi che se non ci sono. Siccome la pianta ha una crescita allucinante, in condizioni buone, in questo periodo qui che non fa ancora tanto tanto caldo, cresce anche 20 cm al giorno. Quindi tu se 2 o 3 giorni non vai in campo ti trovi un metro di pianta quasi. Microelementi intendo boro, poi dopo lo vedremo perché ho messo anche le concimazioni, magnesio ho già messo, comunque boro, zinco, zolfo. Sì, che però diciamo come concimazioni servono per le piante, insomma, non sono metalli pesanti o metalli pesanti, comunque tossici, si parla anche di piombo, esatto, non mi veniva, piombo, sì, insomma, tutti quelli realmente insomma, nocivi per la salute, cromo, adesso ho un vuoto, la tabella periodica si è annebbiata, comunque insomma sì. Sì, beh, ma zinco ci serve anche a noi, insomma, in quantità buona e anche alla pianta serve. Quindi, però ecco, sì, piombo, cromo. No, manganese no, serve. Nickel, tungsteno, sì, insomma, quelli là che proprio che a noi non servono. Esatto, quelli proprio cattivi, cattivi, cattivi. Sì, mi pare che qua abbiamo detto tutto. Questo appunto è un esempio, in una zona appunto lì, qua eravamo andati proprio per il radicchio di monte, una zona di montagna, ci eravamo messi nella zona vicino al sentiero perché era più comodo per scrivere, però lì stavamo riempendo proprio una di quelle tabelle che vi dicevo con le consociazioni per vedere le piante dove non c'erano, dove c'erano, anche perché erano passati lì i cervi e si erano mangiati tutti gli scavi fiorali del radicchio di monte. Noi eravamo andati per il seme e gli animali ci hanno fregato, ci hanno battuto sul tempo, ma fin quando sono loro, insomma, cerca un altro posto, che poi tra l'altro essendo quadrupedi vanno anche in posti dove tu devi arrivarci con la corda delle cose, vabbè. Comunque insomma è bello anche per quello, la passione che ci ha portato a portare avanti questo progetto è stata anche quello, insomma, è indubbiamente. Allora, coltivare le piante spontanee appunto vuol dire reperire il seme o qualsiasi altro materiale di propagazione, bulbo, rizoma, talea, frutto. Non le ho messe tutte, le rimetteremo dopo. Comunque, la ricerca appunto sembra facile, ma come vi dicevo, non è sempre facile, anche perché magari avete raccolto un quantitativo di semi, insomma, interessante, però stringi, poi quei semi li mettete lì, provate a farli germinare e non vi viene fuori niente, o comunque poco e niente. Tendenzialmente per quelle piante di cui mi sono occupato io, ma è una cosa abbastanza generale, salvo casi particolari o comunque perché la pianta in condizioni naturali produce tantissimi semi. Se pensate anche alla silene, che è più facile, insomma, magari perché la conoscete, insomma, fa tantissimi semi. Se non arriva il tonchio che se li mangia tutti, ne fa svariate. Il buon Enrico pure fa una valanga, di ogni pianta fa tantissimi, quindi da lì un 1%, un 2% che arriva al terreno e fa rinascere la pianta, riusciamo.
ma naturalmente una volta che li portate a casa, li mettete, li provate a fare, ci mettete tanto tempo, tutta la passione, tutta l'anima che volete, avete 1000 semi, ve ne nascono 20, 10, dici porca miseria, insomma, ci ho impiegato una vita per mettere il semino, perché naturalmente un conto se lo fa un vivaio o con macchine attrezzate e qua là. Noi sì, andavamo in vivaio a fare queste prove, però tutte le semine le facciamo tutte a mano, quindi stavi là ore e ore, giorni e giorni, tic, 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 mettere un seme per ogni inflato da 160 fori, col terriccio, riempi il terriccio, pressalo, metti il semino, coprilo, bagnalo, sì, e poi fai 1000 semi, te ne vengono 20, ci porca miseria, no, cioè non lo faccio più. Dopo lo vedremo, tutte le tecniche per migliorare la... vedremo, anche quello. No, anche perché appunto, anche poi per necessità, ho detto no, che cavolo, non può essere che noi ci perdiamo tutto questo tempo. E poi calcolate che noi su questo libro l'ho scritto per il progetto, la cosa bella di questo progetto, di tutte e due, è che noi tramite questo vivaio, che era un vivaio regionale forestale di vicino Udine, abbiamo dato in concessione gratuita a tutte le persone che volevano, che avevano però, che erano residenti in regione, che avevano territori, quindi che dimostravano di metterli sul territorio regionale, davamo la concessione gratuita di queste piante. Abbiamo dato più di, non sparo una cifra, leggo perché così vi do il dato giusto. Comunque noi abbiamo usato tipo 20.000 piante per le prove e ne abbiamo date tipo 46.000 piante date a o agricoltori, hobbisti, giovani, vecchi che venivano, avevano scaricato il modulo online per richiedere le piante e si portavano a casa 1000 piante di silene, 500 di buon enrico, 50 da asparago selvatico, 50 di pungitopo. Quindi è stato molto bello anche per quello, insomma. Poi magari ci veniva quello del, insomma, zona magari di Lignano, Sabbia d'Oro, magari come nome lo conoscete di più, e ci chiedeva piante di radicchio di monte, e noi là diciamo guarda, non te le diamo perché sì, non è il caso. Quindi anche là davamo un po' delle indicazioni anche, diciamo, sì, utili, e poi sì, non andavamo neanche a buttare le piante. Perché partire dal seme? Perché il seme, come sapete, è dato dal risultato di una riproduzione sessuata delle piante, contiene delle informazioni genetiche di entrambi i genitori e naturalmente la pianta che viene fuori ha dei caratteri che li differenzia dai genitori. Un po' come voi, avete preso da mamma e da papà, ma non siete la copia o il clone di mamma e di papà, o di mamma o di papà. Tutto questo si traduce indubbiamente in che cosa? Il seme è meglio perché si adatta meglio, ma a me prende un po' dei genitori, si spera sempre il meglio, e anche un rischio minimo di malattie, di trasmissione da malattie, soprattutto di virus. È pur vero che tante malattie si trasmettono anche per seme, però indubbiamente, e vedremo anche dopo, una pianta riprodotta da talea, se la pianta è malata, voi con quella talea vi portate la stessa malattia, con il seme no, soprattutto nel caso dei virus. Quindi se una pianta ha un virus, il seme probabilmente non ce l'ha, il seme che viene fuori da quella pianta. È più facile che non ce l'abbia, ecco, è molta più probabilità che sia sano, o magari che abbia qualcos'altro, ma non quel virus. Mentre se voi prendete un pezzo di talea della pianta malata, virosata, vi riportate la malattia. Ci fermiamo qua? Ok, va bene.